Hanno 20 anni negli occhi. Li avranno sempre. L'età in cui si ha l'animo di traverso, in cui si è ancora tutti interi. E corrono anche loro, oggi. Il testimone stretto nella mano, un pennello, un solvente, un barattolo di stucco, come correvano le ragazze di ieri che glielo hanno passato. Riportano in vita la storia, con passione, tecnica, la competenza dei loro studi. Nel 2005 cominciai con degli amici in zona 1 a pulire semplicemente le lapidi dei partigiani, perché il 25 aprile ci siamo accorti che erano diventati illeggibili. Da lì il progetto era stato abbandonato, fino a quando poi non ho incontrato per caso Cecilia. Appena Ilaria mi ha proposto di partecipare a questo progetto, io non ci ho pensato due volte a dire di sì. Da qui è nato il progetto RAM, Restauro Arte Memoria. Siamo un collettivo, noi ci chiamiamo collettivo, in realtà siamo in due. Siamo due ragazze, giovani donne anzi. Perché altrimenti le lapidi lì non le avrebbe messe a posto nessuno. E come è venuta l'idea loro? Sì. Bellissimo. E quanti anni hanno? 20 anni. Che meraviglia. Quando si è giovani preme la necessità di lottare per qualcosa di nuovo e di diverso. Si intuisce, si capisce che c'è un mondo diverso da conquistare. E allora ti imbarchi su un sentiero che non conosci, però ti ci butti con entusiasmo. Le staffette partigiane, a troppi ha fatto comodo dimenticarle. Eppure sono le donne che fecero la resistenza, combattendo come gli uomini, morendo come gli uomini.